e un nuovo video di nail art. E andremo a fare, aspettate, scusate, allora già vi ho preparato a tipo, ho messo il pure white e poi ho messo il top coat matte, quello opaco dell'Undead. Ovviamente non uso soft touch per sprecarlo, per fare le tip, insomma, per fare le prove, insomma, o per le nail art lo uso, quello lo uso solo per le clienti o su di me. Quindi ho usato il top coat matte dell'Undead per fare l'unghia opaca. E niente, andremo a fare i chipmunk, sarebbero quei criceti, no criceti, quei scoiattolini che davano fastidio nel cartone animato con Paperino, se vi ricordate, in più dopo ci hanno fatto i film, eccetera, eccetera, quindi andiamo a fare lui. E scusatemi per le mie unghie che fanno petà, vedete, ho un po' di ricrescita qui, oggi stamattina ho dato una bella botta e è partito tutto. E non ne ho tanta, però adesso credo di farle la prossima settimana. Oppure tra due, non lo so, volevo aspettare che ho un po' più di ricrescita perché ancora volendo me le posso ancora tenere, quindi scusatemi per le mie unghie mani decenti che ho anche un sacco di cuticole, guardate che roba, vabbè, comunque, anche perché poi per adesso ancora non ho tempo, quindi vedo di farle o la prossima settimana o tra due, vediamo un po' come sono messa io. Ok, allora cominciamo subito e vi faccio vedere i colori. Allora, i colori che andiamo a utilizzare è Poison Black Fast F16, Pure White Fast F01, Amber che è un marroncino, è un Fast F61, Nocciola che è un tipo nude, un marroncino chiaro, insomma dopo lo vedete, mentre apro i colori per fare insomma la nail art. Allora Nocciola Classic C49 e Bubblegum che è un rosa Fast F56. Io vi lascio il tutorial, ci vediamo come sempre a fine video.
questo qui è il chipmunk, molto bello, mi piace tantissimo come è venuto, carinissimo, simpatico, ma anche buccioso. E niente, fatemi sapere se anche a voi questo scoiattolino vi è piaciuto. Se è stato così, mettete pollice su, sotto il video se volete commentatemi, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!